2, 1, azione. Abbiamo ascoltato il discorso di Don Benedetto e francamente ci dispiace per certe cose che ha detto. In particolare vorremmo sottolinearne alcune. La prima è questa qua. Nel suo discorso, nell'intervista, Don Benedetto parla spesso di buoni e cattivi, del fatto che nella sua comunità ci sono tante persone e che è difficile distinguere, e del fatto soprattutto che lui deve stare in mezzo a tutti. Ed è vero, ha ragione, non sarebbe un buon prete se non facesse questa scelta. Cristo stesso ha scelto ed è stato criticato per il fatto che stava in mezzo ai peccatori, ma la sua presenza in mezzo ai peccatori li costringeva a mettersi in discussione, li metteva in crisi e li portava alla conversione. Se un prete non ha questo ruolo nella sua comunità, allora è indice del fatto che c'è un problema. Un video di 15 minuti ambigui in cui non si riesce a capire bene anche il discorso relativo al il senso della processione, che secondo noi si perde più di qualche volta, non crea quel riscatto e soprattutto rischia di giustificare quei cattivi. Il passaggio successivo è scandalizzare i più piccoli. Noi non conosciamo a fondo questa situazione perché non la viviamo in prima persona, però conosciamo molti sacerdoti e molti laici che continuano a fare la differenza nella vita delle persone e che credono che accanto all'evangelizzazione ci sia anche la necessità di riscatto. Quel fare la differenza, quel discorso di evangelizzare di cui parla Don Benedetto va inserito su quella strada, ma allora percorriamola quella strada, perché sennò ci perdiamo e facciamo tanti discorsi. È un peccato.